Robin. E questo è il mio fratellino George. Questa è mammina. E questo è papino. Peppa Pig. Il castello ventoso. Peppa e la sua famiglia vanno a fare una gita. Peppa, George, oggi andiamo al castello ventoso. Che cos'è il castello ventoso, papà? È un castello su una collina molto alta. A George piacciono i castelli. A me questo sembra un posto tanto noioso e solo per maschi. No, Peppa, ti piacerà. C'è una vista stupenda dall'alto del castello. Pensa che si vede perfino la casa della nonna e del nonno. Urrà! Andiamo! Io consulterò la mappa e la mamma guiderà l'auto. Ne sei sicuro? Quando leggi la mappa tu ci perdiamo sempre e diventi irritabile. Oh no, non ci perderemo affatto e io non diventerò irritabile. Castello ventoso, stiamo arrivando! Siamo vicini, papino. Mica tanto. Oh. Hai voglia di fare un gioco? Sì, certo. Giochiamo e io vedo. Va bene, comincio io. Il papà deve pensare a una cosa che si vede e gli altri devono indovinare che cos'è. Io vedo con i miei occhietti qualcosa di colore rosso. Rosso? È il mio vestito, allora, ce l'ho rosso. No, non è il tuo vestito. È la macchina! Sì, brava! La nostra macchina rossa. A me adesso. Io vedo con i miei occhietti qualche cosa di colore blu. La maglietta di George è blu. No. È qualcosa che riguarda la macchina? No, vi arrendete? Certo. Il cielo! Il cielo è tutto blu! Ho vinto! Senti, papà, lo sai dove siamo, vero? So esattamente dove siamo. Anche se questa strada non sembra uguale a quella che io vedo disegnata sulla mappa. Oh, papà, cosa dici? Non ci saremo persi. No, non ci siamo persi. E allora come si arriva al castello ventoso da qui? Fammi pensare un momento. Ho trovato. Possiamo telefonare ai nonni. Non c'è alcun bisogno di telefonare ai nonni. Vi porterò al castello dove si metterci tutto il giorno. Ma non abbiamo tutto il giorno. Pronto? Qui è il nonno. Chi parla, prego? Nonno Pig, siamo noi. Ci siamo persi sulla strada per il castello ventoso. No! Ma è papà l'incaricato a leggere la mappa. Sì, è papà quello che legge la mappa ed è leggermente irritato al momento. Io non sono irritato. Il percorso migliore è questo. Continuate sulla strada principale finché non vedete il castello ventoso davanti a voi. Grazie mille, nonno. Seguendo la strada principale arriveremo al castello ventoso. Come pensavo. Guardate, quello è un castello. Sì, è il castello ventoso. Avanti, macchina. Coraggio, macchina, ce la puoi fare. Evviva! Peppa e la sua famiglia sono arrivati al castello ventoso. Accipicchia, quanto è alto. Andiamo dentro, la vista dallassù è fantastica. Che bello! Oh. Guardate che panorama! Mamma, è la casa dei nonni quella laggiù? Sì, tesoro. È tanto, tanto lontana. Guardiamola meglio con il cannocchiale. Posso vedere io, per favore? Sì, ma dopo devi far guardare George. Com'è grande! Il cannocchiale fa sembrare tutto più grande. Vedo anche la nonna e il nonno! Guarda, George! Nonna Ig e nonno Ig! George saluta la nonna e il nonno. Sei uno sciocchino! Nonno e nonna sono troppo lontani per vedere che li stai salutando. Trovato! Telefoniamogli! Sì, pronto! Nonno Pig? Vi vediamo dal castello ventoso! Salutateci! La nonna e il nonno ci stanno salutando! Adoro il castello ventoso!